Sei magari appassionato di produzione audio, ma ti sei mai chiesto perché negli studi di produzione professionali ci sono tantissimi altoparlanti per l'ascolto? Dai più grandi ai più piccoli, dai più prestigiosi ai più scarsi? Dove alle volte non c'è nemmeno in questo raggruppamento la coppia di casse, ma il modello di una singola cassa? Alla fine uno può pensare, vabbè, ma mi bastano solamente due casse per ascoltare stereo quello che sto producendo. Ma in realtà la motivazione di tutti questi altoparlanti in un solo studio è ben più pratica. Ciao, io sono Mauro e sono un musicista, cantante, insegnante di canto e tecnico del suono laureato. Oggi voglio spiegarti proprio questo. Le molteplici casse all'interno di uno studio hanno diverse utilità. Alcune servono per analizzare chirurgicamente il suono e intervenire quindi con estrema precisione sui parametri in cui vogliamo operare. Altre invece hanno la finalità di avere un'anteprima dell'ascolto su un'ipotetica destinazione del nostro prodotto musicale o sonoro. Altre invece dicono se è presente o meno la coerenza di fase. Ma andiamo con ordine. Gli ascolti principali vengono divisi in due tipi di altoparlanti generalmente, i near-field e i mid-field. I near-field sono altoparlanti di dimensioni ragionevoli che generalmente vengono posti non molto lontani dal mix engineer. In più, la distanza tra le due casse è pari alla distanza dalla testa di chi sta mixando in maniera tale che si possa formare un triangolo equilatero per avere un corretto sweet spot, che non è altro che il giusto punto di ascolto per il panorama stereo. In più, è generalmente accompagnato a questi altoparlanti anche un subwoofer per poter ascoltare in full range tutte le frequenze, quindi su largo spettro. In queste casse faremo le maggiori operazioni di mix. Successivamente troveremo i midfield, ovvero altoparlanti più generosi nelle dimensioni, soprattutto dei coni, ma allo stesso tempo anche più distanti dal mix engineer. Queste possono essere considerate delle lenti di ingrandimento del suono che stiamo analizzando, soprattutto alle basse frequenze, proprio grazie alle dimensioni dei coni maggiori, che ne rappresentano meglio la lunghezza dell'onda e con volumi d'ascolto anche più generosi. Per alcuni studi addirittura le troviamo proprio incastonate nelle pareti, chiamate anche montaggio flush mounting, soprattutto per avere minor problemi possibili tra diffrazione e riflessione, ma anche di interferenza di cancellazione, ovvero problemi di fasi. Quello che vi mostro in questo momento è per esempio la sala mix dell'Elfo Studio di Tavernago, qui vicino a dove abito, a Piacenza. E tra parentesi sono degli amici, quindi gli mando un carissimo saluto e un abbraccione forte forte. Come altra opzione, non meno importante, può esserci anche semplicemente una cassa denominata monovia, dove il segnale stereo confluisce e quindi non dividendosi tra due casse. Questa è utilissima soprattutto per controllare se il nostro brano o il nostro audio avrà problemi di fase, quindi capire qual è l'equilibrio tra il mid e il side. E qui entra in gioco un discorso importante, ovvero che noi possiamo mixare in impianti allucinanti, costosissimi, che però poi la destinazione della produzione non va a finire necessariamente in questi tipi di altoparlanti, soprattutto di questa qualità. Primo, perché non tutti hanno la possibilità di avere questi tipi di impianto. Secondo, la destinazione della produzione magari va semplicemente altrove. Infatti è necessario anche avere altri tipi di altoparlanti utili ad avere una panoramica di come suonerà il nostro mix su altoparlanti minori, come per esempio TV, stereo della macchina, smartphone, cuffie, filo di diffusione per ambienti pubblici, eccetera, eccetera, eccetera. E molti di questi non sono nemmeno in ascolto stereo, ma appunto in mono. E questo perché alle volte può succedere che nell'impianto principale ascoltiamo dei dettagli che poi magari in questi ultimi altoparlanti non percepiamo del tutto. Un esempio classico è che nel nostro impianto principale dello studio abbiamo tutto lo spettro di frequenza a disposizione, ma ovviamente nelle cassettine del cellulare, delle cuffie, del computer, no, con la conseguente assenza delle basse frequenze. Questo ci darà modo di capire che magari servirà un intervento sulle armoniche superiori della frequenza fondamentale di un suono che di base è alle basse frequenze, come per esempio il kick di una cassa o la linea di un basso, poiché appunto questi altoparlanti non riescono a riprodurre le basse frequenze in maniera naturale. Bene, il video è arrivato al termine, mi raccomando, se hai domande scrivimi nei commenti e se ti è piaciuto lascia like e magari anche un segui alla mia pagina. Ci vediamo ai prossimi video. Ciao!